Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper Allora ragazzi, sì siamo qua con Sibilla ma non vi allarmate perché... Immagino che alcuni di voi diranno, ma no, ma di nuovo a casa di Sibilla, dai, ci siamo state la volta scorsa, per quale motivo siamo di nuovo qua? No, ragazzi, in realtà questo qui io lo considero un episodio un po', diciamo, extra uh, di Arrivano i Cooper, perché avete capito bene, um, cioè basta guardare ciò che sta cucinando la nostra cara Sibilla per dedurre che oggi è Halloween e quindi i nostri Cooper festeggeranno. In un posto specialissimo, ragazzi Sempre qua, tesoro Ma io dico, boh, hai tutto sto spazio E devi cucinare qua, vabbè Quindi la nostra si sta dando da fare Perché, voglio dire, ragazzi Ma secondo voi Sibilla resta con le mani in mano? Assolutamente no Il piccolino è qui Chi è che sta chiamando? Priscilla Cooper sta chiedendo se mi piacerebbe Ci trovassimo da qualche parte No, tesoro, più tardi Perché sì, tutta la famiglia Cooper Al no. solito, ragazzi, si riunirà per uh, festeggiare Halloween perché, sì, ragazzi, ovviamente tutti insieme si festeggia. Quindi la nostra prepara giusto qualche piatto. Perché figuriamoci, ragazzi, se può presentarsi a mani vuote, Ole, mamma mia, tesoro! Che classe! E um, ecco, sono già le 8. Quindi, tesoro, dobbiamo affrettarci, perché tutti stanno per recarsi. A Brindleton Bay, ragazzi, perché il lotto che ho scaricato dalla galleria si trova proprio lì. L'ho collocato lì, cara. Questi li metto via io, non preoccuparti. Oh, ecco, vedi, non ce l'hai fatta. Ehm, e questo lotto, ragazzi, vi dico, è veramente molto, molto bello, molto ben fatto. Ve lo mostrerò tra poco perché, sì, la nostra ecco, sta finendo di preparare. Si, sì, ha deciso di organizzare un po' una festicciola per festeggiare Halloween, È il primo Halloween del suo nipotino. Quindi ci teneva, ragazzi. E quindi cosa stiamo aspettando? Andiamo anche noi a festeggiare Halloween. Allora, ragazzi, il luogo molto particolare. Ehm. Um... Dove Sibilla, diciamo, ha deciso di organizzare questa festa È questo parco che, tuttavia, io ho trasformato in un bar Perché il lotto, non so per quale motivo, ma non me lo trovava L'Halloween Teen Park Che è stato creato da Francesca Elpini Che io ringrazio veramente di cuore Ragazzi, andate nel suo canale Seguitela su Instagram, perché ha un profilo Instagram, ragazzi, che è meraviglioso Io lo adoro E... eccovelo qui Fantastico! Io ho apportato giusto, ho aggiunto giusto delle cosine. Ma guardate quanto è spettacolare questo posto, ragazzi! Una meraviglia! E la nostra ha deciso qui di organizzare questa festicciola con tutta la sua famiglia. Quindi iniziamo, ragazzi! Ho giusto, ecco, per esempio, intaglia la zucca dai Fantasma, zucca di Fantasma Arancione. Lei ha deciso ragazzi di organizzare questa festicciola qui, mh, appunto come dicevo, invitando tutta la famiglia e ci sono delle persone che voglio mostrarvi. Allora, innanzitutto vediamo un po' i primi invitati, ragazzi. Dunque, fermi tutti. Ecco, qua abbiamo la nostra Priscilla, ragazzi. E Mirtilla che è venuta qua giusto perché ci devo venire. E questo costume che ho affittato mi copre un po' troppo. Eh lo so tesoro, chi sei tu? Scusami caro. Anthony, il compagno di Sivilla, ragazzi, si è presentato conciato così. Ok, mi fa sempre molto piacere. Poi abbiamo la nostra fantastica Sivilla, ragazzi, che eccola qui. Guardatela quanto è bella nel suo vestito. E come potete vedere, l'unità familiare, ragazzi, è molto, ma molto, ma molto ricca. Eh sì, perché. Patato, tu stai ondeggiando al ritmo della musica. Però vieni qui, vai qui. È molto ricca, eh. Allora, ora io vi presenterò a tutti. Come potete vedere, qui c'è il bel Max Villarreal, che è ormai l'ex compagno, come sappiamo, di Mirtilla. Perché comunque lui ha deciso di prendersi cura del, del bambino. Complimentati per il costume. Mentre invece, come sappiamo, Mirtilla non ha voluto, non ne ha voluto sapere. E quindi, innanzitutto, troviamo lui. Poi ehm, vediamo un po'. Dobbiamo ragazzi innanzitutto un attimo eh, perché dobbiamo anche parlare qua dei costumi. complimentati l'abbiamo fatto. Allora aspetta, discuti del costume, perfetto. Poi chi abbiamo qua ragazzi? Eh, Beran. Guardatelo ragazzi, beh sembra ubriaco. È diventato anziano il caro Beran, ragazzi miei. Eh sì. E Beran non è solo perché è con la sua compagna, ragazzi. Ebbene sì, Beran si è rifatto anche lui una vita. E questa è la sua compagna. Una simile che io ho scaricato dalla galleria, ma ho modificato, ragazzi, completamente. Veronique Duval. Eh, sì, me la sono immaginata francese perché? Perché lei, è, poi lo scoprirete più avanti. Comunque, lei è. Um, ha molto, diciamo, a che fare con Sibilla. E sono anche delle buone amiche perché, ragazzi, c'è proprio armonia comunque. Non c'è dramma fra Belan e Sibilla. Chi è questa bellissima ragazza, sempre scaricata dalla galleria, ragazzi, ma che io ho completamente modificato e Alexandra Garpound um, lei è la compagna di Max Senior E infine c'è anche qualcun altro qui che è stato invitato, però diciamo che lui è stato invitato ragazzi, ma non partecipa alla festa. E che ci crediate o meno ragazzi, lui è Wolfgang. Eh sì, io l'ho trasformato sono molto soddisfatta del risultato. E anche Wolfgang, ragazzi, fa parte di questa famiglia. Ma perché Wolfgang fa parte di questa famiglia, ragazzi? Ora lo scoprirete. Oh, eccomelo qua! Lui, subito, Iacopina, ad allungare le mani. eh Bravo, certo. Come no? Lei ha invitato, ovviamente, anche lui. E sì, c'è anche la nostra bellissima Lucilla, ragazzi, vi chiederete dov'è Domitilla perché non ve la faccio vedere mai, però in realtà Domitilla ragazzi, ora vi spiego, ehm, non è qui per un motivo, vieni qui e chiedere della sua giornata. E racconta una barzelletta sui vecchi tempi Perché sì, forse avrete già intuito Che il compagno Della nostra, Lucilla È proprio lui Bello sto bug! E viva proprio le gioie eh, E quindi sì, è lui Ma non ti sei travestito? Cioè mascherato? No, guarda, sai che non amo queste frivolezze Insomma, di lui ragazzi è cambiato e non poco Perché io ho fatto un po' lo stesso ragionamento ragazzi In realtà che um, ho fatto l'altra volta anche per altri personaggi come vi avevo detto Cioè, questo era un caso perso Però ragazzi, col, ovviamente con la crescita, quindi col passare del tempo Le persone cambiano e non rimangono sempre le stesse Quindi, um, chiedi dei dolcetti da festa No, vabbè, questo no Però fai che si sim nello stesso momento Questo sì e lei, magari, in questo momento, rallegra. Ah, <ride> perché sì, si conoscono tutte. Beran, caro, uh, vai. Mh, buttati nella festa. Ecco, c'è chi prende qualcosa. Ragazzi, questo è meraviglioso. Veramente, ragazzi, questo lotto è fantastico. Francesca ha fatto un lavoro strepitoso. E vieni qui, caro, dai. Perché no? Potresti... Um, gioca con... Potresti giocare. Proprio con. Io ce lo vedo, sinceramente. A giocare proprio con Jacopo. Eh, perché comunque, ragazzi, è il nipote. E non hanno un rapporto obiettivamente. Tu, carissimo, invece. Ehm, mentre Alexandra, insomma, sta qui. Eh, lui sa so già con chi può eseguire interazioni maliziose, ragazzi. Fatemela trovare, ovviamente. Perché. Um, si sa, no? Cioè, non scorre buon sangue fra i due. Ecco, tu lui si sta proprio scatenando, ragazzi. Alessandro, la grande. Fatemi trovare. Eh, che ve la qua. Lei sempre dove c'è un bar, ragazzi, troviamo lei. Allora dunque, vieni qui. E lui ha tutti i motivi del mondo per essere un po' malizioso con lei. Cos'è quella macchia? Lui inizierà così. Mentre, caro, tu dovresti proprio. Cattana foto insieme. Insomma, no? Dai, vieni qui. dire della giornata. Guardate lei, ragazzi, che da Beran di diventare il fidanzato. Impara a conoscere Berenaz. Insomma, ragazzi, vabbè, avete capito. Eh, ah. Vedo che ci sei anche tu. Cos'è? Sei sceso dal trono per venire qua. Dal trono, ragazzi. Oh, intendeva il batter. Eh, quando si tratta di feste, eh ti si vede sempre, vedo. Non sei cambiata, non avevi da lavorare per caso, eh, vedete, bacio soave, ragazzi, è perché sì, è obiettivamente anche fra loro è rimasto un qualcosa, lei non ha, non lo ha dimenticato ragazzi, però, um... lui era troppo stanco ragazzi dei comportamenti della nostra cara, ehm um... Mirtille quindi eh, ha detto ciao ciao bella mia um, dai false cattive notizie perché ce lo vedo eh sì ce lo vedo diciamo che loro quando si vedono uh, è così ragazzi che va a finire eh allora magari lui parla della nuova app perché cercare ragazzi di no conoscerlo un po meglio sto nipote e tu invece tesoro um, potresti sfidare un sim. Anzi, facciamo una cosa, sfidare no, però potresti giocare con obiettivamente con Anthony, con Priscilla e con Alessandro. Eh, lui ce lo vedo, ragazzi, un po' maliziosetto. Ti, vi dico la verità. Allora, mentre voi due, secondo me Eh, sì. Vieni qua, prendi in braccio, eh, rallegralo. Lei, come potete vedere, ha ah, insegnali a ballare. Ecco, guarda, insegnali a ballare. Può essere carina come idea. Come potete vedere, ragazzi, per l'ennesima volta, lei il nipote, non se lo fila proprio mh, di striscio, ma proprio zero. Tesoro. Eh, guarda, vieni a guardare la partita. Eh, lei, ovviamente, ragazzi, dopo un po' si stufa eh, e se ne va. Eh, mi sembra il minimo. Chiedi dei dolcetti da festa, ma a chi? Vediamo un po' se possiamo chiedere dei dolcetti, ragazzi. Non l'ho mai fatta questa festa, vi dico la verità. Quindi, proviamo un po'. Uh, mm, non credo a lui, forse proprio a chi partecipa. Però, facciamo una cosa: mm, ordina una bevanda di gruppo. E magari lui no, un giro ragazzi di succo di malto, perché no? Peccato che, ovvero, al solito ragazzi qua piove, ma si sa com'è. Poi... Rallegra, <ride> si metterà a chiacchierare. Insomma ragazzi, questa qui impara a conoscere, perché loro non si conoscono molto bene. Eh, era un'occasione un ragazzi per... Festeggiare Halloween, guardate quanto sono belli i nostri vestiti. Guardate, lei è proprio la repulsione, ragazzi. Quando si avvicina, poi si allontana, cioè non c'è proprio la possibilità che passi del tempo con il bimbo. Proprio zero, ragazzi. Vabbè, dettagli. Parla del colore preferito: E' tua zia tesoro, quindi abbracciala affettuosamente. Albetta. Insomma, ragazzi, eh, una festicciola così. Dai, impara i numeri poi. Fateli insegnare da, dalla tua zietta dorata. E la famigliale è qua. Ragazzi, guardate quanto sono belli. Li adoro. Mamma mia. Potete un po', un po' chiacchierare, però. Mi sa di no. Descrivi la nuova idea. Proviamo. Eh, li vedo presi, ragazzi. Li vedo presi. Intanto, però, beh, era un tesoro. Ehm. Uh... Dai, basta così, andate a bere un po' una birretta, vi ci vedo. Sì, poi apri l'ombrello, caro, dovresti andare anche tu perché poi ti vuole parlare Beran. E eccovi lì che chiacchierano ragazzi, vediamo un po', discuri del costume? No, forse con lei possiamo. Perché anche lei, ragazzi, fa parte della festa Ma sti bug mistici? Bene, Bera, mi fa tanto piacere per te Bene o male, no, neanche con lei Diciamo che bene o male, ragazzi, la famiglia Cioè, si conoscono tutti, ovviamente Non so, fatemi poi sapere, ragazzi, come si chiedono dei dolcetti da festa Forse servivano, lo so, qualche, qualche oggetto Però, no, ecco, fondamentalmente la festa era così simbolica, diciamo e sì, ci tenevo comunque a mostrarvi questa festicciola in questo lotto eh, bellissimo Quindi discuti del costume con lei, lui sta qui e ragazzi, io credo proprio, racconta una storia incredibile, che in una situazione come questa Max stia per fare un passo. Ragazzi, immaginiamo che da quando si è lasciato con Mirtila, ragazzi, lui frequenti eh, la bella Alexandra. Quindi, ho immaginato un qualcosa per loro. Vai qui. E anche lei lo raggiungerà, ragazzi Perché sì, vai qui anche tu, tesoro Sei molto giocosa, datci una calmata Perché non è proprio il caso Perché secondo me, ragazzi Eh, sì Guardate Fidanzati ufficialmente con Mirtilla Eh, <ride> no, tesoro Diciamo che hai sbagliato Persona, come potete vedere Ogni volta che la vede Scatta a lui qualcosa, perché Mirtilla non gli rimane Indifferente, però Ehm loro stanno insieme ragazzi, loro stanno insieme, quindi io immagino che lui ora esprimendo l'affetto parli con lei e le dica con un bacio soave che ha tutte le intenzioni di sposarla il prima possibile, e proprio ragazzi secondo me, cioè lui è innamorato di Alexandra, però secondo me vedere... Che Mirtilla scatena in lui ancora questi sentimenti, um, lo spinge ancora di più a voler fare il grande passo perché, comunque, ragazzi, non vuole più essere legato sentimentalmente alla donna, ragazzi, che poi fondamentalmente lo ha distrutto perché veramente bacia sotto la pioggia. Veramente lo ha distrutto, ma sei sicuro? Insomma. Sei sicuro sulla musica, su tutto io voglio solo te Non mi importa della musica Voglio te Io ti sposerei anche adesso Ma lo dici davvero? Ma certo, lo sai che è così E qualcun altro che Ragazzi dovrebbe come dire un po' mh, Senta che sta facendo lei? Ci sta provando, non è il caso Che vorrebbe, no ecco mh, Come dire, sistemare la sua uh, Situazione Proprio la nostra Veronica ragazzi Che come potete vedere ora Verrà qui ma quale primo bacio Vi siete baciati anche prima ma, ma state scherzando Vabbè ragazzi questi stanno Vabbè un po' fuori Ma vi posso assicurare che avevano fatto interazioni romantiche mh, Cioè il primo bacio era andato, era andato da quel D Quindi non so per quale motivo va bene Vabbè ragazzi Si è abbassata anche quella relazione Da soli questi fanno cose strane Vabbè. E dicevo, qualcuno che vuole, come dire, sistemarsi è anche Veronique, perché la nostra bella Veronique è insomma, cioè, Beran è molto più grande di lei. Io ho immaginato che la nostra Veronique, ragazzi, se Beran immagino che Beran, ragazzi, per questo cioè, l'altra volta mi avete scritto Sibilla, complimenti, nemmeno una ruga, eccetera, eccetera. Perché, ragazzi, nemmeno una ruga, però. Perché francamente mh, non immagino per lei un crollo, ragazzi, cioè è appena diventata anziana, ma diciamo che per me non è che, diciamo, magari ecco, me la immagino tipo 65enne, diciamo, forse anche qualcosa di meno, quindi per questo ancora è parecchio giovane, ecco, diciamo. Ehm... Mm, Cosa state facendo qua? Oh, che teneri! E quindi sì, è per questo che comunque, eh, secondo me, Veronica avrà al massimo ragazzi 45 anni quindi la differenza di età c'è, eh, è parecchia fra Eran e Veronica. Però lei è rimasta veramente innamorata, è rimasta la conquistata. E quindi, visto che la nostra fa pressione, lui farà il bacio a mano la bacerà sotto la pioggia e le chiederà ufficialmente perché i nostri ragazzi convivono, stanno insieme però non hanno mai fatto il passo cioè lei non, non ha mai sentito pronunciare da Beran le parole um, vuoi sposarmi e quindi questo le ha sempre fatto temere comunque che lui in un certo qual modo um, possa tornare da Sibilla e siccome ecco in occasione, ragazzi, di questa festa, in occasione proprio. Ecco, è diventato il fidanzato, sì. Lui, ragazzi, innanzitutto la bacia in modo appassionato. Dopodiché. Eh, si fanno passi importanti, ragazzi, nella famiglia Cooper. Cooper B, da Alberghini, ragazzi. C'è cioè di tutto e di più ormai. E proprio in questa occasione. Lui proporrà alla sua bella Veronique sposarlo è uno scherzo ma lei non la prende bene perché è un po una tipetta snob ma così conciata vuoi chiedermi di sposarti ti prego non scherzare nemmeno non pensarci proprio ma io pensavo fosse una cosa divertente. Beh, Ran, senti, te ne ho parlato mille volte, devi capire, sta dicendo lei. Mm, capisco che tu sei amante dei videogiochi, della burla e dello scherzo, però io non amo queste futili ciance. Quindi devi capire che il, la nostra proposta deve avvenire in un luogo spettacolare e non in questo parchetto, perché sì, immaginiamo ragazzi è sempre un parco, in questo parchetto con... Quattro chioschi in croce, e ti prego, no, non è proprio il caso. Guarda, ok. Puoi capire che per me è importante questo momento? Va bene, certo. Mi, mi dispiace. Ora ti chiedo scusa davvero. Mi imbarazzi, capisci quando fai queste cose? Eh sì, tesoro, abbiamo capito. <ride> abbiamo capito, eh sì, ragazzi. Un po' pretenziosa. Eh, obiettivamente, diciamolo. Quindi vogliamo prendere qualcosa da mangiare, ma vi siete mangiati tutto. Complimenti. Ragazzi, eccovi qua, chi è flirtante, chi per un cacchio, chi per un altro, patato tu devi andare a fare le tue cosine. Qualcuno aiuti il frugolo. Io ho sistemato qua dei giochi, quindi uh, aiuto con il vasino, fatti aiutare ovviamente da papà Eh da Max. E secondo me, ragazzi, lei ne approfitterà se c'è ancora, ma credo proprio di no. Eh no, per scambiare quattro chiacchiere con Myrtile. Myrtile ragazzi non ha legato, cioè non, ha, non ne ha voluto sapere. Ma lei ragazzi non mi sorprende, non lega con nessuno. E quindi, magari lei viene qui. No, magari ecco, le farà un complimento del tipo... Eh, Sibilla hai organizzato una festa che è strepitosa, veramente... E hai visto abbiamo lo stesso costume più o meno? Sì perché ragazzi, cioè questa è veramente altro che famiglia allargata, voglio dire. Si vogliono tutti bene, tu vattene a casa perché caro um, Wolfgang um, non ti ha molto filato la tua Lusilla. ma scopriremo ragazzi quando andremo da Lusilla, perché. Eh sì, e lei magari verrà qua e dirà farà una conversazione profonda immagino complimentati per l'arte perché sì ragazzi loro sono legate ve lo dico subito dal punto di vista lavorativo perché la nostra ragazzi vi faccio notare questo ha raggiunto ha ottenuto una promozione ora è maestra del vero mentre invece la bella Veronique ragazzi è grande maestra delle arti è una critica, quindi... È eh, una critica d'arte. E diciamo che... È stata lei ad aver, ad aver scoperto il talento di Sibilla e a farla arrivare, ragazzi, fin dove è arrivata. Eh sì, è un bel po' intrecciata qua la situazione, ragazzi miei. E farà una conversazione profonda del tipo, non puoi capire... Cosa, mh, cosa ha combinato Beran stavolta, guarda Vedete come... Venite ragazzi come cammina scocciata Proprio seccata Ma è molto fiduciosa Cioè, proprio il fatto che um, ha rifiutato una proposta di matrimonio Non le fa né calda né fredda a questa qua, ragazzi Complimenti, tesoro Ma sei andato in bagno, caro? Eh sì, anche tu tesoro Ormai non sei più una giovincella Il bagno ti chiama Ma lui ha fatto così Non devi badarci a queste cose Lo sai... Ma l'importante è l'amore Veronique, non è così forse? Tesoro se dici così, eh, ora capisco perché hai quel cappello in testa cara. Vedi anche... L'apparenza vuole, come dire, deve essere soddisfatta, capisci? Finiremo nella tomba molto presto, quindi tanto vale goderci la vita finché possiamo. Mazza molto positiva, tesoro. Complimenti. Sei pessimista per caso? E lui è qui con il frugolo, sì, perché lui, ragazzi, ovviamente, ehm, come vi ho già spiegato, poi giocherà con lui. Perché lui ragazzi cerca sempre, ecco, il bambino passa da casa di Max e ehm, Alexandra a casa della nostra Sibilla. Quindi ragazzi... Dove sei andata tesoro? Ah, in bagno, sì certo. Tu caro come va? Eh, lo so, sei molto imbarazzato per il rifiuto, ma dovevi immaginartelo da una come lei. Dovevi aspettartelo. Vieni oh. qua cara, consolalo un attimo. Oh. Lei lo abbraccerà affettuosamente perché lo incrocia qui. Io ho saputo. Bera, ma cosa mi combini? Ho combinato un disastro, vero? Sei sempre il solito possibile. Rincuora, dai. Ora vivete insieme, vi siete trasferiti. Insomma, non puoi comportarti così. Cerca di capire. Sì, effettivamente temo di aver fatto una sciocchezza, però... Vedi, sì, il matrimonio costerà tanto, dormiamo insieme, pensavo che insomma, anche se in un posto così scherzoso, senti, ascolta, siamo persone di mondo e devi capire che lei è fatta di un'altra pasta, non è come te, capisci? Beh, di sicuro non è una che si accontenta dei tramezzini al formaggio grigliato che gioca con me con la console come facevi tu. Con lei è una guerra se solo mi azzardo. Diciamo che non ci sono sempre giornate di sole Sotto questo punto di vista Perché siamo diversi Però la amo tanto, capisci? Mi fa star male questa cosa Allora, devi capire che lei è una tipa alla moda Caro Beran E quindi è normale Sì, ma eh, capisco la moda Ma un tramezzino al formaggio grigliato ogni tanto Proprio no? Eh? Non può esserci una giornata di sole Anche se uno mangia tramezzino al formaggio grigliato? Bisogna per forza andare con auto di lusso? Eh, lo so Non vi azzardate proprio Ragazzi, eh sì, sti due proprio sono tremendi L'avete visto? Stava già partendo in automatico la... Eh. E lei immaginiamo che dà dei consigli non genitoriali ovviamente Vedi, che ne so, non viene mai per esempio con me a vedere il baseball Dobbiamo sempre solo viaggiare per i suoi eventi d'arte Vabbè, ma potevi sederti qua però tesoro Oh, eh, non cucina Maffin. Lei lo sai che non ama il cibo spazzatura, perché deve restare in forma, caro, ma proprio tutto ti devo, eh? Ti devo dire. <ride> ok ragazzi, sta famiglia è un po' stramba, però li adoro troppo. Quindi lei cercherà di rallegrarlo, gli dirà: Farà una conversazione, secondo me. Però Zibilla, tesoro mio, veramente ti brucia la sedia. Siediti, ti devi sedere qua. Non devi andartene in giro, e secondo me, ragazzi, comunque farà una conversazione profonda con lui per cercare di fargli capire, guarda, tu devi comportarti in un determinato modo con lei, cioè devi capire che lei è fatta così. Patato, no, non morirmi né di fame né di sonno. Sì, papà deve venire a giocare con te, ha giocato con te, papino. Tesoro, vai a, uh, vai a lodare tuo figlio perché ha usato il vasino e poi magari potresti giocare con lui. Quindi, ragazzi, con questa un po' stramba, non che pazza famigliola, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio, ci tenevo a festeggiare insieme a voi Halloween. E vi auguro, ragazzi, di festeggiarlo al meglio, anch'io stasera, um, cioè, stasera adesso, perché voi vedete questo video di sera, ragazzi, anch'io sono a festeggiare Halloween. Quindi divertitevi, divertitevi, divertitevi. Um, spero veramente che l'episodio vi sia piaciuto. Più avanti, piano piano ragazzi, come sapete, uh è già ha chiamato, ha chiamato. Perché dove si trova ragazzi Domitilla? Ve lo dovevo spiegare, allora, brevemente la nostra dom anzi, no, ve lo spiego ragazzi quando andremo da lei. Lo so, non mondiatemi Se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo ragazzi che in descrizione nell'info box trovate tutti i vari modi per contattarmi, le playlist, la programmazione del canale, ma soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber che fanno gameplay, ma cinema con The Sims 4 e gameplay con la PlayStation 4 e PC. Quindi mi raccomando ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. Sono bravi, simpatici, insomma, sono straordinari e attivate la campanellina perché in questo modo ogni volta che qualcuno di noi pubblicherà un video sul suo canale non rischierete di perdere i suoi contenuti quindi mi raccomando campanellina attiva detto questo ragazzi spero davvero di cuore che l'episodio vi sia piaciuto ancora buon halloween a tutti voi vi abbraccio forte ci rivediamo nel prossimo episodio con una delle figlie di sibilla non vi dico chi sul sol simmers e non